Salve a tutti, un saluto da Macinator. Oggi è l'11 marzo del 2012 e ci troviamo sulle alture dell'Appennino Ligure, a un'altitudine di 700 metri sul livello del mare. È proprio in questa occasione che ho deciso di dedicarmi alla ricerca di un fungo molto particolare, l'Higrophorus marzuolo. Come potete notare alle mie spalle, il bosco variegato tra castagni e abeti si è da poco liberato dalle abbondanti nevicate invernali. E visto che la neve sta iniziando a disgelare, ci dedichiamo alla battuta. Quindi ci vediamo. Eccoci qua, dopo ore di cammino, abbiamo cambiato varie zone e siamo venuti via da un posto dove c'era un misto di castagno e abeti e ho preferito venire a controllare in una sponda dove neve non ce n'era praticamente più e siamo venuti in mezzo a una faggeta. E dopo tanto tribulare, ecco qua l'Higrophorus marzuolo. L'Higrophorus marzuolo viene chiamato così perché il fungo si nasconde, viene chiamato il dormiente, nasconde sotto le foglie. Eccolo qua. Chiaramente finché non prende la luce del giorno, il fungo tende ad avere una colorazione molto chiara. Eccolo qui, l'Higrophorus marzuolo. Ecco qua, adesso stacchiamo i primi Higrophorus, i primi dormienti. Come abbiamo visto prima erano completamente coperti e adesso li stacchiamo, così vi faccio vedere come sono fatti. Sono funghi che sono come struttura molto massicci, hanno un odore tipo di rosa secca, e il gambo è carnoso, il sotto diciamo del cappello è lamellato largo, in maniera che le lamelle vadano a finire sul gambo, quindi sono decorrenti, non finiscono mai contro. La colorazione del cappello intanto non è viscida, almeno che non ci siano delle condizioni di bagnato, e può essere di colorazione diversa a secondo l'habitat che lo troviamo. Può essere o bianco, così quando è coperto dalle foglie, oppure può essere anche di color grigio, cinireo, fino ad arrivare a una tonalità nera. Finalmente siamo riusciti a trovare un altro gruppetto di Higrophorus marzuolo, detto il dormiente. Intanto ci terrei a precisare una cosa. Higrophorus marzuolo vuol dire Higrophorus portatore di umido e marzuolo indica il periodo dove nasce in maniera più abbondante. Adesso vi farò vedere anche il motivo perché si chiama dormiente, proprio perché è nascosto perfettamente sotto le foglie. Ecco qua. Faccio vedere il gruppetto. Queste qua sono nascosti, eccoli qua. Se ne è staccato uno, peccato. Come potete vedere, questi sono già degli esemplari adulti, hanno già preso una colorazione cinirea, però sono sanissimi. Ecco qua. Come potete vedere, sono molto massicci, la carne del gambo è bianchissima, la pellicola, la pelle sopra praticamente non è viscida e questi qui iniziano ad avere già un buon profumo, probabilmente perché iniziano ad avere già qualche giorno e sono già un pochino più maturi di quelli che abbiamo trovato poco fa. Ok, sto battendo il bosco come un giaguaro e finalmente ho trovato un Higrophorus degno di nome, un bel Big Higrophorus. Eccolo qua. Ta ta ta. Ta ta ta. Guardiamo qua che bel Higrophorus. Che bel dormiente. Qua che spettacolo.
Questo è massiccio, eh? È veramente un big. Ah, questo sì, profuma proprio tanto. Questo è veramente un bel esemplare. E chissà che magari non ne troviamo altri. Vediamo dopo. Da non crederci, da non crederci! Perché il macina ha trovato di nuovi dormienti. Guarda qua. Ma guarda qua che spettacolo. Guarda. Guarda che meraviglia. Guarda che meraviglia. Guarda qui che meraviglia. Guarda che meraviglia qua. Guarda qui che fumo. E questi sono bellissimi. Ma pensate che il bello è tutto qua? Ma non ci pensate neanche. Ah, ho trovato una fungaia che è uno spettacolo. Questi li mettiamo dentro. E ora passo dietro questi alberi e venite a vedere. Venite a vedere. Voilà. Guardate qui che fungaia, proprio sotto questi due rami abbattuti, troviamo una bella famiglia di dormienti. Eccoli qua come sono nascosti, guardate, guardate qui che belli che sono, guardate. Guardate. Non posso dire se ce ne sono degli altri, ma direi di no, anche perché i fratellini erano quelli più sotto. Ora qui ce n'è qualcuno che però ormai si vede che è rimasto troppo bagnato e marcito. Adesso copriamo bene, così nessuno può vedere e nessuno viene a raspare. Adesso lo stacchiamo. Mi piace comunque quando stacco i funghi e sono sdraiato. Vai, e non è mica finita qua. E il macina nella Valtrebbia che ha trovato dei marzuoli bellissimi. Wow! Che funghi pazzeschi! Guarda qua che meraviglia! Quanti! Quanti ce ne sono! E non è finito, guarda qua, che meraviglia, bellissimi, mamma mia. Ora li stacchiamo, è per forza, guarda qua che roba, ma guarda, sono giovanissimi, me lo lecco pure, me lo lecco, ma che fungo. Ma guarda qua! Oh sì! Ma quanti ce ne sono! Guarda come sono interrati! Voi siete dormienti e vi nascondete, ma il macina vi trova! Adesso vi chiudiamo! Guarda qua! Ora stacchiamo questi! Mamma mia! Che meraviglia!
guarda qui che funghi, che spettacolo. C'è anche una lumachina, guarda qua, che bella sta lumachina. Vieni, scusa Cici, voilà. Guarda quanti ce ne piccolini, li lasciamo qua così la prossima volta li vengo a prendere. Ah sì, eh, guardiamo questi dormienti nascosti, i nostri dormienti della Val Trebbia. Guardate che meraviglia, guardate che gruppo, che famiglia di dormienti. Guardate qua, guardate qua che spettacolo, guardate che spettacolo, guardate che spettacolo qui. Marzuolo, che spettacolo. Qua la cesta inizia a essere bella piena, e non contenti, ecco qua i dormienti. Ma guardate che esemplare di dormiente, guardate, e non è finita. Guardate qui che gruppi, ma non è finita. Guardate lì, guardate lì, ma è una meraviglia della natura. Vista stagione, trovare i funghi è veramente una libido. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che belli, che massicci, porca miseria. Ma guardate qui che Hygrophorus, è gigantesco, eh. Che esemplare meraviglioso. Ora stacchiamo quelli là che erano interrati. Guardate un po' qui. Vedo se riesco a staccarli senza, senza rovinarli, eh? Senza rovinarli. Mamma mia. È uno. È uno. Ma guardate che meraviglia di dormiente. Ma guardate qua. Sarà due etti. Sembra quasi un porcino. Mamma mia. Mamma mia, che spettacolo. E continuiamo e non ci arrendiamo. Bene. Oggi, come dicevo all'inizio del filmato, siamo all'11 di marzo del 2012, quindi prima battuta dell'anno che ho voluto dedicare all'Hygrophorus marzuolo. E che dire, nel filmato avete visto le numerose catture, diciamo, e i funghi sono stati generosi, perché comunque numerosissimi, non me l'aspettavo, a dire la verità, per essere la prima battuta pensavo sinceramente di trovare solamente qualche pezzo. Invece, per il piacere di tutti gli amici di Mickey Moss e YouTube, sono riuscito a fare un bel cesto di dormienti e li abbiamo proprio svegliati oggi qua nell'Appennino Ligure, visto che ci troviamo in Val Trebbia. Per tutti gli appassionati sappiamo allora dove andare a cercare questi funghi che così dicono così difficili, ma in realtà con tanta passione, tanta ricerca, riusciamo anche ad ottenere dei risultati anche per funghi così comunque complicati. Complicati semplicemente perché, come vi ho detto anche prima, il dormiente viene nascosto tra le foglie, è difficilissimo, quindi bisogna fare una ricerca molto lenta, curata, perché si mimetizza tra il terriccio e la foglia. Quindi adesso vi faccio vedere il cesto. Ecco qua, diciamo che possiamo far tutto meno che lamentarci, e che dire, ora stasera questi qui li prepareremo, vediamo un attimino se fare del gran sugo oppure mangiarli in qualche altra pietanza. Io adesso con questo concludo e vediamo se riusciamo alla prossima battuta a trovare la ricercatissima morchella, chiamata anche spugnola. Un saluto e grazie a tutti, alla prossima!